rompere i coglioni. Grazie. Dopo questo potete anche mettere. Allora. Dopo questo potete anche distruggere il tasto che mi piace, venire a casa nostra, ucciderci, che tanto ne basta la pena. Allora, siamo entrati in questa bellissima gioielleria. E non c'è un cazzo! E dei ladri sono venuti a rubare. Ok, ma non siamo venuti qui per questo, siamo venuti qui per parlare con la matriarca. No, per far vedere che abbiamo anche noi la fregna. If you know what I mean. Facciamo un bel giretto, perché qua non ci entreremo mai più una volta che scopriranno che siamo degli uomini. Sempre. Chissà se ci sono bambine Gerudo qua. Suppongo di sì. Aspetta, ma se ci sono bambine Gerudo e non sono permessi voi, e non sono permessi gli uomini. Esatto. Come cazzo fanno a nascere? Si sposeranno fuori città, suppongo. Questa cosa mi vende, sta mio. Provai a chiedere, una birreria questa. La sac? Un giovane io. Una giovane. Non sono quanti. Sono io, Non so quanti anni hai, ma mi sembra troppo giovane per questo posto. È una birreria. Il fatto è che abbiamo un ghiaccio molto speciale, sei ancora troppo piccola per apprezzarlo. E non è che non vedo Pacuta a proposito. Prima veniva e va a fare un mi interessa che cazzo è. Questa è una birreria, qui c'è chi fa disco party di sera, c'è donne. Ma che fa caldo. Oh! Acqua freddina. Mi si toglie la cera, no? Come si chiama? La maschera. Cipria lì, com'è che la si cipria. La cipria. Mi siete secondari il cazzo, no? Grazie. Ciao, bella figa. Ciao. Cioè, anche noi siamo fighe, però. Oh, cazzo, non armi. Porca. Ok. Prova ad andare qua avanti, che magari troviamo la. Cos'era quella roba? Cosa? Questo tipo un geco cadere giù. Oh. Ah, è un certo line. Mi sa che è qua la matriarca. Eh sì, vedo delle guerriere, quindi suppongo sia lì. Però voglio fare prima un giretto, perché. No, allora, facciamo questo giretto. Che cazzo è sto posto? Non lo so. Sembra un ristorante. No, vorrei fare un giretto perché. Cazzo la cortizia che lancia le foche! Lassa! A Fragi! A Fragi Jane! Fragi Jane! Mi ha detto di aver visto una Ilia da queste parti. Io sono Comi, Fragi Jane, mia figlia. Insieme gestiamo il noleggio di foche. Sai, per attraversare il deserto serve assolutamente una foca delle sabbie. Infatti, gli affari non abbastanza bene. Basta darsi uno scudo e lasciarsi trascinare da una foca delle sabbie. Tutte le nostre foche sono ben addestrate e molto docili. Questo le rende più comode delle foche selvatiche che si trovano nel deserto. Quelle sono più difficili da gestire. Insomma, se ti serve una foca da sabbie, vieni da noi. Ma adesso non ci serve, grazie. Vabbè, magari. Questa è bellissima, non magari ci servirà mentre combattiamo contro il colosso. All'esterno. Perché applaude? Non uscire. Dobbiamo entrare. Sei fuori adesso. Scusatemi. Buongiorno. Hai visto Link come l'ha guardata? Tipo, ma io sono una donna. Ah, l'ho visto. Gira via. No, a te. Controlla qua che c'è un posto che. Cos'è? O forse ci siamo già stati. No, non ci siamo guardati. Questa è una stanza, è una casa a caso. Una casa a caso. Oh. Ecco, un po' di rotte, non ci so. Non mi sento non tanto mi bene. Tanto bene. Muori! Tutto qua. Bel discorso. Va bene, dove ci sono tipo il segno con le lune e i vasi, che sono tipo dei mercanti. Dei mercati e dei. L'osterie, tipo. Il mercatone. Questa era la casa di prima, no? No, è un'altra casa. Buongiorno. Ciao. Vediamo se ci sono delle. Va con la bambina, vai dalla bambina. No, bel bagnetto. Adesso io voglio scoprire come cazzo è nata quella bambina. Oh, vendono altre cose. Vendono altri vestiti Gerudo. Una forestiera savotta? Una forestiera? Salatta! Sono altri vestiti da donna. Esatto. Vestiamoci come loro, così almeno sono più figa. Sembriamo una Gerudo. Dan solo la bronzaci. Scusa, adesso non ho tempo di giocare con te. Che fai? Ciao, buongiorno! Aspetta, buone persone ci dobbiamo prima scrollare. Bene. Mica ma tanto ti asciughi in fretta visto che siamo in deserto. Ok, io devo entrare, Cazzo, che belli. Riju matriarca che è così piccola, le altre sono dei giganti. Davvero? Una piandante. E che cosa vuoi da me? La tua figa. No, non è vero. Sono famiglia. Vedo che la gente che mi manda messaggi. No, comunque buongiorno, Da quando le leggi? Ti trovi il cospetto di Riju, matriarca delle Gerudo! Sei qualcosa a dire, parla, ma mantieni a tutta distanza. Ma da quando prendete ordini da una bambina? Aspettami, Yula. Così non sembra una comune viandante. Perché noi siamo un comune viandante. Dimmi, come ti chiami? Oh, cazzo, io cazzo ho paura. E adesso. Oh, Link. Sei venuto qui per coprire con me? Parla dunque, ascolterò ciò che hai da dire. Non posso dire vado sul colosso, cioè, una donna che va sul colosso.
Cosa ci smaschera? Questa. Vuoi salire a bordo e prendere il controllo di Naboris? Le uniche persone capaci di un'impresa del genere furono i campioni come Urbosa. Vabbè, dai, tanto non lo sanno qui. E tutti loro hanno perso la vita 100 anni fa lottando contro la grande calamità. Sbagliato. Che sciocchezza mi tocca sentire. Sciocchezza, abbiamo già sconfitto il colossi. Uno che cazzo ci cambia. Allora, guarda lo scudo che non c'era neanche attaccato alla schiena. Vola. Sbaglio uno scudo. Ah, aspetta un attimo, Biulla. Mia mamma mi ha raccontato questa storia. 100 anni fa la principessa di Yule fece sprofondare un cavaliere in un sonno magico. Se non ricordo bene anche il suo nome era Link. Oh cazzo. Ma vatti a fidare di queste leggende. E poi il dispositivo che porta la cintura si battesse una preziosa reliquia del popolo. Cazzo, ci sta smascherando. Però almeno sa che siamo Link, magari ci lascia stare qui, no? Non credo che gli Sheikah sarebbero un oggetto così prezioso a chiunque. Eppure non ricordo nessuna vaglia tra i campioni. Merda! Non dirmi che tu no! Sei un voi! Se fosse vero, ti saresti macchiato di un grande crimine. Ma vi spiegate che crimine c'è al venire in una città? Se siamo maschi! Ci avete anche un maschio qui! Ci avete anche un maschio in questa città! Ne volete di più di donne? Tenetevi questo uomo! Ci avete anche più di ma... Ci avete anche un maschio in questa città! Non lo so, volete ficcare con quella pala di lardo là? Ma se davvero un campione, le faccende prendono un'altra via. Quindi se noi siamo il campione, ci fanno stare. Non potremo mai maltrattare un amico della grande Urbosa. Ah, bello questo. E poi anche noi condividiamo il desiderio di placare Naboris. Perché è tuo amico e non amica? Perché ha scoperto che noi siamo maschi! Ma solo lei l'ha capito. È intelligente! Perché tu l'hai visto? A volte una tempesta di sabbia scaglia 7 contro chiunque osa avvicinarsi. Ci stavo morendo fra poco. Il colosso sacro Vanaboris è diventato spaventoso. Dobbiamo trovare un modo per fermarlo. E da sole non abbiamo un modo di placare quella cosa. Ma se tu sei davvero un campione, allora entrare in Naboris e troverai un modo per placarlo. Però ancora non possiamo fidarci. Lei sta dormendo però intanto. Come facciamo a figare una missione tanto importante a una persona di cui non sappiamo niente? Per prima cosa, perché non la andiamo a recuperare l'elmo? Me l'aspettavo. Quale elmo? Andiamo a recuperare. Il problema è che c'è solo una cosa capace di proteggere dai fulmini scagliati da Naboris. L'elmo del tuon, il tesoro sacco delle Gerudo, che purtroppo è stato rubato da dei banditi. Certo, per un mero campione dovrebbe essere facile costruire un castello di sabbia. Le nostre milizie conoscono bene i banditi che ce n'è soltanto il tesoro sacro. Dirigiti in caserma, parla con la capo squadra Chic e chiedi tutte le informazioni che può darti. Senza quelle reliquie è impossibile avvicinarsi a Naboris. Minchia ci ridi che domani muori. Sta bambina. Sai che per me è ricevere visite come la tua. E adesso un segno alla grande Urbosa. Ma non l'ha capito che si ma quando prendono ordini da questo. No, secondo me ci fa restare. Ci dà la possibilità. Questa è la caserma, eccola lì, scommetto che quella lì è la caposquadra. O è quella là. È una delle due, suppongo. Noi donne arriviamo così, Civa! Questa è la stazione di guardia della soldatessa che proteggono la matriarca. In questi giorni siamo particolarmente vigili a causa dell'attacco dei ladri. Abbiamo tempo da perdere con i turisti. Turisti lo dice a tua madre. Aspetta, come parla lì? Sì. E lei, ha capito tutto! Che cosa? Perdonami, io sono Chic, la responsabile di questa squadra di guardie. Siamo tutti nervosi perché l'altro giorno una manaleata di chiamati Liga ha rubato il nostro tesoro sacro. Scommetto, non sapevo che erano stati loro, dai. Era abbastanza ovvio. Sappiamo che il loro nascondiglio si trova nella Valle Calcita. Ok. Le guardie messe in esausto, sta cercando qualcuno che possa darci le mano. Presenti! Abbiamo 50 spade, siamo un... Attenzione! Questa vaglia ha cercato di aiutarci, non abbiamo detto niente. In realtà noi sì, ma lei non ha detto niente. Però comunque presenti. Date tutto il vostro supporto. Allora, oggi ti siamo giuro, una Gerudo, che bello! Ti giuro che se me le esci faccio tutto quello che vuoi. Da oggi sei una di noi. Se hai delle domande da fare, poi ci siamo delle guardie. Fai qualche domanda. Ma anch'io voglio essere una guardia. Ha detto che adesso siamo uno di loro adesso. Chi qualcosa vuoi? Guardia! Chi è questa? Guarda quella come grande, guarda le più nanetti. Chiedi, perché le immagini sono molto... È da un po' che non vedo Barta, chissà dove si è cacciata. Scommettiamo che l'hanno rapita. Barta è perché ti dicendo che sarebbe andato a spiare il covo dei banditi. Ma ora sono 2 giorni che non si vede e mi chiedo che sia stato di lei.
Tu sei un idiota! Perché l'hai lasciata andare da sola? E perché hai aspettato giorni interi prima di riportare l'accaduto? Mi spiace, ha detto che voleva darlo da un'occhiata, così ho pensato che non ci fossero problemi. Adesso oltre al tesoro sacro deve pure metterci a cercare Bartha. Bartha, femminile di Bart. Se la viene a sapere. Bart Simpson. Bartha Simpson. Se la viene a sapere la caposquadra, per cui ci toccherà fare 100 giri nel deserto per uno di corsa. Meglio. Minchia. Accidenti, adesso che facciamo? Aspetta. Per vedere adesso che cosa accadrà. Questa ci vede e ci farà lo scarico a barile. Cioè? Ci dirà vai a prendere Bartha. Cioè, noi dovremmo farlo noi, ma non abbiamo voglia, non ci abbiamo sbatti. Ci sto pensando. Quindi dobbiamo andare prima da quelli là cattivi, poi dobbiamo... Aspetta, innanzitutto, dove si trova? Parla ancora. Che... come me, più o meno. No, questa qui fa solo queste con le armi, sti cazzi. Chiedi a sta qui che sta addestrando. Oh, ma che cazzo ha fatto a fare la derapatina? Ammazzami. Che non sa nemmeno se non colpisco me, come fanno a colpirlo? Ma è un addestramento perfetto. Allora un attimo, torna sulla mappa della valle calcita, così magari la raggiungiamo. Non so, parla con la spada, ammazzami. Fai la mappa. Mi paghi di nuovo. Ora inganni allontanati. Ok, no, aspetta, riavvicinati ancora. Avvicinati. Ah là, guarda, dove gli dica il pallino arancione. Questo? Sì. Oh Cristo. Pronto a farti una bella cosa con le foche? Va a prendere, ma non è già la foca. No, te l'ha già segnato. Vai, fai B. Adesso vedi la tizia che ti dava le foche, che non è già le foche. Era fuori. Sì, più o meno, era verso l'uscita. Buongiorno! Vabbè, fianchi. Pratassare, sì, quanto ce la dobbiamo. 20 solo? Foco una foca? Peggio della mia lavati con la lava. Allora non sono tanto io, faccio battute di merda. Un foco, una foca. Vai. Ma come parli? Che fastidio. Sarà una volta le regioni straniere. Va bene, quindi adesso c'è una foca bellissima. Se dovete... Ah, quindi è tutta nostra? Bella rossa. Oh, figaccia anche la cresta. Aspetta, fermi tutti. Lo scudo, infatti. Allora, devi fare... No, devi equipaggiarti lo scudo innanzitutto. Cosa sto facendo? Prenditene uno qualunque. Ma cazzo? Sì, tanto, non si distrugge. Vai. Ok, adesso basta che... Fai B. Adesso basta che ti avvicini e fai A. Bene, devi seguire il pallino che pulsa e arriverai. Ok, siamo finalmente arrivati al posto in cui dovrebbero nascondersi i Liga. Beh, non siamo in Liga. Oh cazzo! Oddio! Questo qui è un arciere, non l'ho mai visto in vita mia. Il primo Yiga c'era, raga. Morto. E infatti non è che... No, non muoiono, loro scompaiono e riappaiono. E loro sono bastardi. Arco doppio tiro. Bello. Vabbè, andiamo avanti. Cos'è che posso buttare? Togli un altro arco, piuttosto. Ok. Tipo vai nella lista degli archi. Quello più scarso... 38. Mi si faceva a lanciare l'arco? No, non devi lanciarlo, devi fare così e scatta. Ah. Bellissima la loro musica. Oh cazzo! Bastardo. Meno male che non dura niente sti qua, che sono deboli. Aspetta, ma se esistono i garceri e i ga... spadaccini, esisteranno degli i ga che sono... Uccidi loro! Veloce! Cazzo, ma ce la fai? Teto! Ma come fanno a stare a mezz'aria? Come fanno a bloccarsi a mezz'aria questi? Non li vedo! Ok, ma guarda che si bloccano a mezz'aria, Guarda, vedi? Ma bastardo, vieni qua. Ma perché tutti qui stanno a volare e noi no? Non capisco, vai via. Devo andare a prendere qualcosa? No! Non c'è niente, la spada si sta per rompere. Mangia qualcosa che sei anche a corto di vita. Vai ancora, no, questo tiro forse l'attacco, vai più. Dai, devo fare piano. Questo? Sei il piatto di Minecraft. Poltiglia. Boh, basta. Li ho fatti tutti? Sì. Vai. Ok, figli. Aspetta che devo prendere anche l'arma. Ma sì, usa ancora questa un'ultima volta, distruggerla del tutto, dai. Così almeno... Cos'è questa? No, ancestrale, no. Una di elettricità. È quella.
Dov'è? Dove siete? Non ci sono più. Me li ho uccisi. L'ho sentito. E cioè, ti ha lanciato ancora una freccia. È da quello là. Però non lo vedo. Eccolo là. No, no, sì, ma basta al culo, basta! Muore elettrificato. Ma no, non muore, non potevo scompaio. E va bene ragazzi, ma perché lascia sempre delle banane? E va bene ragazzi, video che è finito, se volete vedere il salvataggio epico di Barta e recupero epico sempre dell'Elmo, lo vedrete nel prossimo episodio.